Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e bentornati su Gente di un certo livello. Pun Lim. No, aspetta, lo ripeto. Pun Lim. Ancora. Pun Lim. E che cazzo è? È l'uomo dei record. Uno per cui Jerry Scotti venderebbe il suo gatto a un vicentino pur di averlo nella propria fantasmagorica trasmissione. E ammetto senza vergogna che guarderei pure io quella puntata. Pun Lim, all'anagrafe Lin Pum. Sì, beh, così si chiamava. È un marinaio cinese nato l'8 marzo 1918 ad Hainan. La sua giovinezza scorre nell'anonimato più totale. Ed è meglio così, non c'è nulla di interessante da raccontare e a noi non frega niente. La sua vita assume importanza quando decide di imbarcarsi sulla nave mercantile SS Ben Lomond. Tutto bene, tutto bellissimo fino al 23 novembre 1942, giorno in cui un U-boat, un sottomarino nazista, decise che quella nave doveva essere affondata. Non uno, non due, ma ben tre siluri. No, un siluro fu più che sufficiente per fare un buco grosso come Platinet nella Ben Lomond. Pun Lim fu svelto a fare la sua scelta, prese un giubbotto di salvataggio, si buttò in mare e nuotò il più veloce possibile più lontano dalla nave. E fu la scelta giusta, perché poco dopo le caldaie esplosero, portando tutte e 54 le persone dell'equipaggio negli abissi, escluso Pun, che si ritrovò solo e stremato nel mezzo dell'Atlantico. Ma non si perse d'animo e anzi cercò di tenere la testa alta sulle onde finché non avvistò ciò che stava cercando. Una delle zattere di salvataggio della nave, che si era sganciata, era lì a poche centinaia di metri da lui. Pun usò tutte le forze che gli rimanevano per raggiungerla. Nuotò senza tregua e dopo due ore riuscì ad afferrarla. E una volta issato dentro si abbandonò al più dolce sonno di tutta la sua vita. Ma il risveglio gli sbatté in faccia la cruda realtà. Era su una zattera di 3 metri quadri con viveri per 2 settimane e una torcia nel bel mezzo dell'Atlantico. Stimò che con un paio di sorsi d'acqua al giorno e 2 biscotti alla mattina e alla sera sarebbe riuscita a sopravvivere per circa un mese. Quindi organizzò una festa per questa sua scoperta e si mangiò tutto e subito. Ovviamente no, si mantenne fedele al piano. Anche se non fu necessario, infatti un mercantile gli passò vicinissimo pochi giorni dopo e non lo cagarono di striscio. Un altro mercantile poco dopo, che capitanato da Salvini in persona non accettava profughi, e persino un aereo della marina statunitense gli ronzò sopra la testa per diverse ore. Le occasioni non mancarono, ma nessuno si accorse mai di lui. Evidentemente se quell'uomo è su una zattera in mezzo al nulla è perché vuole stare lì. Anzi, a dire la verità, qualcuno lo notò. Un altro U-boat tedesco che decise di lasciarlo al suo destino piuttosto che dargli una morte rapida e indolore. Ma di tutto questo via vai di gente, a Pun Lim sembrava batterne la ciolla. Lui si allenava regolarmente per mantenere il suo corpo in forma nuotando intorno alla zattera. Si abbronzava e nella mente sognava già di diventare il prossimo Mister Olympia. Fino a che non si rese conto che servono proteine per mettere su massa e 4 biscotti al giorno non mi sembrano la dieta adatta per un bodybuilder. Bisognava cominciare a pescare, anche perché ormai era più di un mese che era in barca e i viveri cominciavano a scarseggiare. L'acqua non era un problema, riusciva a raccogliere quella piovana. Per quanto riguarda procurarsi la ciccia, beh, lì la cosa era alquanto più difficile. Pun Lim decise allora di andare all in. Gli strumenti per costruire amo e filo c'erano, ma per procurarseli avrebbe dovuto smontare la zattera. Con i denti riuscì a estrarre dal legno uno dei chiodi che tenevano insieme la sua imbarcazione. Ora era unita solo con una corda, che slegò per farne del filo da pesca. Ma per fortuna solo una piccola parte della sua imbarcazione era compromessa e adesso poteva mettere insieme il tutto. Dopo aver passato giorni a piegare il chiodo, non gli rimase altro che attaccare un biscotto all'amo e pregare. E lo fece molto bene, perché cominciò a tirare su pesci come neanche Jeremy Wade alla fine di un episodio. Tirò su una bestia da 25 kg e poi sushi. Un po' lo mangiò e il resto lo usò come esca, con cui prese molti altri bei pescioni. La faccenda però cominciava a farsi noiosa. Il tempo sembrava susseguirsi in un loop infinito senza via d'uscita. Fino a quando uccelli sopra la sua testa, il che poteva volere dire solo 2 cose. Gangbang.
improbabile, ma non impossibile. O che la terraferma era molto, molto vicina. E nessuna di queste due cose venne in mente a Pun Lim. Lui pensò solo, ho voglia di pollo. Allora raccolse alghe dal fondo della zattera, le modellò a forma di nido e ci mise dentro un pesce. E a questo punto mi piacerebbe sapere quale fu il dio che pregò, perché mannaggia lui, riuscì a catturare anche un volatile. Lo afferrò proprio mentre stava scendendo per prendere il pesce che aveva lasciato come esca. E lo uccise in un modo talmente brutale che se solo osassi accennarvelo mi chiuderebbero il canale YouTube. Pun aveva ora la sua carne e come sempre un pezzo la mangiò e un pezzo la mise da parte come scorta. Sai mai che devi usarlo per catturare qualcosa di più grosso? Tipo uno squalo. Sì, signori, un uomo su una zattera da tempo immemore, senza attrezzatura, nudo, perché il sole, il vento e il clima infame in generale gli avevano corroso i vestiti, è riuscito a catturare uno squalo. Ha usato il gabbiano come esca e semplicemente pescando è riuscito a tirare su a mani nude uno squalo grosso quanto lui, che però appena messo sulla zattera ha provato a tirarglielo un morso. Pun è stato abile a non farsi prendere e poi l'ha trucidato con la brocca dell'acqua. Ma quanto sei violento per spaccare il cranio a uno squalo con una brocca dell'acqua. Comunque lo squalo servì sia per la carne che come drink. Infatti era giorni che non pioveva e le riserve idriche di Pun erano agli sgoccioli. Così estirpò il fegato dallo squalo e strizzandolo come una spugna ne beve il sangue. Delizioso. E si continua ad andare alla deriva. Scommetto volete sapere per quanto tempo è rimasto su quella zattera, vero? Fino al 5 aprile 1943, ovvero 133 giorni. Una mattina vide una barca e cominciò a agitarsi come un matto. E i tre a bordo miracolosamente lo videro. Sì, prima fecero finta di andarsene, ma poi tornarono indietro e finalmente lo portarono in salvo. Pun Lim era arrivato alla foce del Rio delle Amazzoni. Aveva attraversato tutto l'Atlantico da solo in zattera. Durante il suo viaggio aveva perso 9 kg, ma tutto sommato si era mantenuto bene. Infatti, dopo poche settimane di ospedale, venne dimesso e già che era nel nuovo continente, ne approfittò per andare a New York. E lì giù di onorificenze. Re Giorgio VI gli diede la medaglia dell'Impero Britannico. I suoi ex datori di lavoro gli regalarono un orologio d'oro, vennero stampati centinaia di opuscoli che mostravano le sue tecniche di sopravvivenza e gli concessero la cittadinanza americana a un cinese su una nave inglese recuperato in Brasile. Non l'ho capita questa. Alcuni dicono che appena tornato in forze abbia richiesto subito un nuovo imbarco su un'altra nave. Fosse stato così avrebbe sicuramente vinto il premio come idiota dell'anno. Ma non vedo questo premio nella sua bacheca. Onestamente dubito che abbia anche solo mai più passato vacanze al mare. Di quello che fece Pun Lim dopo la sua grandiosa avventura poco si sa. E come della sua infanzia poco ci frega. Morì a Brooklyn il 4 gennaio 1991. Mantenendo a tutt'oggi il record come uomo sopravvissuto per più tempo su una scialuppa in mezzo al nulla.